Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come realizzare un fucile. Questo fucile l'ho realizzato recuperando una molla da dentro l'ombrello. Ora vi lascio la visione del video, così vedete come si realizza. Prendiamo il tubo di ferro e andiamo a fare il segno di dove andremo a tagliare il tubo. E poi andremo a fare una linea verticale che sarà la linea che andremo a tagliare con il flex dove scorrerà il chiodo. Quindi ora procediamo con il taglio. Bene, una volta che abbiamo tagliato il tubo, ora andiamo a tagliare la linea verticale. Fissiamo il tutto con un morsetto per evitare che il tubo scivoli. Ora abbiamo tagliato la linea verticale e ora controlliamo se il chiodo scorre. Nel caso il chiodo non dovrebbe entrare e non scorre, allora utilizzando una lima andremo ad aggiustare il pezzo. Prendiamo il tubo di ferro che abbiamo tagliato in precedenza e ora prendiamo un bullone e lo andiamo a forare da parte a parte utilizzando un trapano. Andiamo ad inserire il bullone dentro al tubo di ferro e ora ci aiutiamo con uno stuzzicadenti. Bene, ora prendiamo una molla e lo andiamo ad inserire all'interno del tubo di ferro, incastrandola insieme al bullone. Quella molla l'ho recuperata da dentro a un ombrello, che era rotto. Ora prendiamo un chiodo e lo andiamo ad inserire dentro al bullone che abbiamo forato. Quindi ora possiamo rimuovere lo stuzzicadenti. Ora utilizzando un martello andremo a fissare la molla. Ed ecco fatto. Ora prendiamo un pezzo di legno che sarà il manico del nostro fucile e andiamo ad appoggiare il tubo di ferro con il bullone all'interno e prendiamo la misura della linea che abbiamo tagliato con il flex all'inizio. Quindi ora con un pennarello segniamo il punto che poi andremo a tagliare utilizzando un seghetto elettrico. Quindi quella è la linea che andremo a tagliare. Bene, quindi ora prendiamo un pezzo di ferro e andiamo a riportare la stessa linea, cioè la stessa misura, e poi andremo a realizzare il grilletto. Quindi una volta che abbiamo preso la misura, ora andiamo a realizzare, a disegnare il grilletto sul pezzo di ferro. Bene, una volta che l'abbiamo disegnato, utilizzando un flex, lo andiamo a tagliare.
Bene, una volta che abbiamo tagliato il grilletto, ora lo andiamo a forare utilizzando un trapano. Bene, ora riprendiamo il manico in legno e andiamo a mettere all'interno il grilletto che abbiamo forato con il trapano, in questo modo. Ora abbiamo forato anche il pezzo di legno e quindi fissiamo il tutto utilizzando un semplice chiodo. Ed ecco qui fatto. Ora prendiamo il tutto, quindi il pezzo di ferro, che gli ho fatto una scanalatura per inserire il grilletto, come potete vedere l'ho tagliato, e ora non ci resta che fissare il tutto. Io l'ho fissato utilizzando due semplici faccette in nylon. Vedete che mi ha attaccato alla canna al manico del fucile utilizzando due faccette. Proviamo a fare il primo test e vediamo se funziona il nostro fucile. Quindi inseriamo un chiodo all'interno, carichiamo. Ok, e ora vediamo se funziona. E direi che funziona abbastanza bene. Ciao a tutti ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi sul mio canale YouTube Francesco Più Fedate, iscrivetevi sulla mia pagina Facebook Francesco Più Fedate. Vi lascio qua sotto il link in descrizione di tutti i siti in cui potete seguirmi. E noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Ciao a tutti ragazzi.